Un incontro per tornare a credere che un mondo di pace è possibile. È la sfida di Fly for Peace, la prima 3 giorni di dialoghi e preghiera che dalla città trapanese, arroccata tra cielo e mare di Erice, intende inviare tra i venti di guerra di oggi un convinto messaggio di speranza. Dobbiamo continuare a insistere, a cercare di creare eventi di pace, strutture di pace che creino cultura di pace. È in un tempio della scienza, nel centro Ettore Majorana, fondato 51 anni fa dal fisico Antonino Zichichi, che si crede nell'uomo ma ci si affida anche alle diverse fedi religiose come vie per la pace nello spirito di Assisi. Penso alla Siria da dove provengo e la riconciliazione per una Siria del futuro e quindi per la pace passa proprio da quella che è l'unione tra queste religioni e il dialogo. Tra queste religioni si può creare davvero una società dell'armonia, io penso a una società dell'armonia mediterranea. Pensare di poter vivere senza pace è un artificio ed è anche una grande delusione della realtà dell'esistenza e dei rapporti umani. Pace sognata anche dallo spazio, parola dell'astronauta Luca Parmitano. Lo spazio è il luogo ideale per parlare di pace, perché innanzitutto c'è una pace presente a bordo della stazione e poi perché dallo spazio abbiamo una visione che dona veramente un senso di pace interiore che è il nostro pianeta. Nel cielo domenica le frecce tricolore, a terra invece inaugurato oggi nella restaurata Torretta Pepoli un osservatorio di pace sul Mediterraneo e domani, prima della messa a Trapani, verrà letto il messaggio inviato da Papa Francesco. Quella celebrazione eucaristica che noi faremo ci riporterà proprio al cuore della esortazione del Papa a continuare a pregare, proprio perché siamo ben consapevoli che la pace è anzitutto un dono di Dio, permette quegli attraversamenti che altrimenti sono difficili.